Fastidio? Sì. Sì. Non stiamo in diretta. No, la vuoi fare no. Tu l'intro? Che devo dire? Quello che devi salutare e devi dire quello che facciamo. No, no, falla te che è meglio. Dai, falla te. Dimmi che devo dire esattamente, che facciamo? Devi dire, ciao ragazzi, oggi ci prepariamo insieme a voi. E basta? Quello che ti pare, è come se stai a parlare, non so, ho capito. Amica. Faccio io. Fai dire che è meglio. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, a grande richiesta, ho qui con me nuovamente Yasmina! Abbiamo deciso di truccarci insieme a voi e vi ho chiesto su Instagram di farci delle domande. Quindi nel frattempo che ci truccheremo risponderemo anche alle vostre domande. Allora, un applauso speciale a Francesca, che oggi si sta facendo vedere senza trucco. E questa è una cosa molto molto significativa per me. Esatto, e è bellissimo anche così, quindi mi raccomando siate gentili, perché per lei questa è una grandissima prova di coraggio, quindi brava. Grazie. Direi di iniziare a truccarci. Ora il problema è che tu ci metti 2 minuti, io ci metto 10 ore. Cercherò di rallentare le tempistiche. Esatto. E di migliorare in qualche modo, non so quale, il mio modo di truccarmi. Facciamo così, tu vai più lenta, io cerco di andare più veloce. Va bene, dai. Iniziamo a rispondere alle domande. Vai. Allora. Iniziamo. Devo aver paura. Questa è rivolta a te, è di una ragazza che si chiama Daener... Ah, non lo so pronunciare. Daeneris trattino basso targa puntini puntini. Come al solito ve lo dico in ogni video, non mi fa vedere i nomi completi più lunghi, quindi scusate se qualche nome lo pronunceremo male, comunque non completo. E ci chiede, anzi ti chiede: com'è Giulia come sorella? La la la. Occhio a quello che dici. Giulia è perfetta. Fantastica. Fantastica. Diciamo che abbiamo messo circa 23 anni per imparare a instaurare un rapporto, però adesso abbiamo raggiunto i nostri equilibri. È completamente diversa da me, ma è davvero una persona adorabile, come voi già sapete. Che carina! Grazie. Mi rovinare il mio. Lo stai dicendo solo perché sono qui. Non è vero. Se te l'avessero chiesto, io ma una strada. Vabbè, quello. Quello sempre, quello ovvio. Quello era sottointeso, ecco. Sì, però non vale perché devo controllare pure le domande. Vai, ti aiuto io la prossima. La leggo la password, io. È così, va. Come si legge? Maggior? Non lo so, Maggior Bocons. Maggior Bocons chiede: vi rubate i trucchi? Vi rubate mai i trucchi a vicenda? Diciamo che io li rubo a lei, ma lei non c'ha proprio niente da rubare a me, no? Più che altro perché usi due cose. Però ogni tanto te lo dico, fra, ho dimenticato la cipria, me la presti. Il fondotinta. Questa è della morning routine. Michela piccolo puntini puntini, potresti fare un video della tua morning routine o come prepararsi? Continua. Sì, clicca, fai così, poi rispondi, condividi la risposta e poi torni indietro. Velocemente, se volete questo lo posso fare io. Se cercate un video su come prepararsi velocemente, Francesca è perfetta, perché tipo si sveglia in 2 minuti e è pronta ad uscire. Però diciamo ragazzi, in generale la mia morning routine, cioè quella che vedete sempre, oddio mi sta per col fondotinta, cioè quella che vedete sempre sul canale, quindi ho fatto la skincare routine e quella è così tutti i giorni. E poi mi trucco a seconda di quello che devo fare, ovviamente se non devo fare nulla di particolare o non mi trucco faccio un trucco velocissimo, ma ve li faccio vedere sempre sul canale, quindi questo è quanto. Poi se volete Francesca vi fa una sua morning routine, cioè come prepararsi in 2 minuti e mezzo. 2 minuti, o sulla metro. Come prepararsi sulla metro. Cioè nel frattempo io neanche ho messo il fondotinta. Mi potresti... restare il correttore a proposito. Prego. Sempre la ragazza di prima, la ragazza di vi rubate i trucchi a vicenda, chiede: se doveste andare in viaggio insieme, quale meta scegliereste di condividere? Non lo so, che meta sceglieremo? Qualche posto esotico o qualche città? Magari l'America. Magari l'America, sì. Magari
Grand Canyon, quelle robe lì a me piacciono. Magari un New York? Sì, ci sto. Ci sta, dai. Diciamo che la rimandiamo tra qualche annetto. Prossimo viaggio insieme a New York. Però meta, sì, meta. Come si dice? Tempo da destinarsi. Indefinito. Indefinito. E Cipria? Fra, devi aspettare perché io devo vedere. Allora, sempre lei ci ha fatto un sacco di domande. Chiede cosa ammirate l'una dell'altra. Cosa ammiriamo l'una dell'altra? Beh, che dire, Giulia si è costruita la sua grandissima carriera da sola, senza l'aiuto di nessuno. E è una grandissima cosa da ammirare che io non sarei mai stata in grado di fare. Mi presti un pennello nel frattempo. Sì, e niente, questo stimo di lei, l'intraprendenza e la pazienza che ha avuto nel far fruttare le sue doti, ecco. Grazie. Ma che ne sai? Io stimo di te invece il fatto che riesci ad andare d'accordo con tutti quanti, che riesci a stare bene in ogni posto in cui stai e che probabilmente, cioè quasi certamente, sei molto più libera di me mentalmente su qualsiasi cosa. Beh sì, questo è vero. Questo è vero. No, non per farne assolutamente un vanto. No, è assolutamente vero, eh. Cioè, nel senso, te qualsiasi cosa, sì, andiamo lì, facciamo, invece a me tipo prende il panico ogni cosa nuova che devo fare. Quindi, ma soprattutto il fatto che riesci ad andare d'accordo con tutti e tutti, cioè ti sai far volere bene. Grazie, cara. Anche tu me ne vuoi. Certo, ovviamente. Allora, Martina Bilotta dice: hai mai fatto uno scherzo pesante a tua sorella o viceversa? Un bacione. Un bacione anche a te, come ti chiami, Martina? Sto facendo tre cose insieme. Uno scherzo? A me non sembra che ci siamo mai fatti scherzi. Questa si trucca con le dita. No, a parte botte random. Vabbè, però quando eravamo piccole, cioè, specifichiamo, no, sembrava che... No, dai. Botte. Scherzi. A me non sembra. Non siamo poi così giocherellone. Cioè, ridiamo un sacco, eh. Ci prendiamo un sacco in giro, però, non lo so, poi a me non piace quando ti fanno gli scherzi. Cioè, tipo, mi arrabbio tantissimo. Massima serietà. Del tipo, se avessi mai levato la sedia mentre Giulia si stava sedendo, la mia vita sarebbe terminata all'istante. Quindi, no, niente di particolare, ecco. Esatto. Sì, e... metto la cifra e continuiamo con le domande. Io magari... Che ti serve? Solo per voi oggi arricchirò le mie sopracciglia. Addirittura. Se Giulia... mi presta qualcosa per farlo. Il problema è che la matita bionda sta sotto. Allora, non lo faremo. Lo vuoi fare con gli ombretti? Facciamo questa cosa pro. Guarda, puoi usare un po' di questo, però provalo prima, eh. Ma sì, va benissimo. Ma il pennello ce l'hai sporco? Sì, ma almeno fa colore. Posso. Andiamo avanti con le questions. Vedi le idee perché io sto indietro. Aurora Pilitteri dice: nulla, volevo solo dirti che ti seguo e che sei fantastica, grazie. Scherzo Aurora, ti mando grazie, un bacio anch'io. Un bacione. Germanas 91 dice: se potete parlarci un po' del vostro rapporto e delle vostre differenze caratteriali, se ci sono. Leggi come un bambino delle elementari. Pollicino è andato. niente, ne abbiamo già. Ma questa è benissimo con le sopracciglia fatte, eh. Solo una. Questa. Ho visto, l'altra non c'ho ancora la visione parabolica. E le nostre differenze caratteriali. Da dove come... iniziare? Non lo so. Che cosa vuoi? Pasta pizza, pasta pizza. vuoi arricchire tu l'argomento? Io non so davvero da dove iniziare. Sì, differenze. Allora, differenze tra di noi, già dal punto di vista fisico, cioè siamo tipo le veline, bianco-nero così, cioè bionda, mora.
Io ho gli occhi piccoli, lei ce li ha grandi. Io ho il viso lungo, lei ce l'ha un pochino più tondo. Non lo so, lei ha delle sopracciglia fantastiche, non ce l'ho per niente. Diciamo che ogni cosa, per ogni cosa siamo diverse, proprio all'estremo. Differenze caratteriali, ecco, appunto, lei è molto più estroversa di me. Io sono molto più timida. Lo so, vuoi continuare in qualche modo? Differenze alimentari. Alimentari, ciò che piace a me a lei non piace e viceversa. Cioè, se ci fate una domanda e ci chiedete di scegliere tra due opzioni, sicuramente non sceglieremo mai quella uguale. Cioè, 50 e 50, io dico A, lei dice B. Abbigliamento, ogni cosa. Sì, esatto. Cioè, io penso che se noi non fossimo sorelle non saremmo neanche amiche, tipo. No. Per niente, cioè proprio ci schiferemmo a vicenda. No, assolutamente. Del tipo, guarda quella, ma che cosa sta facendo, così tipo. Kataho dice, fareste mai il microblading? Sai che cos'è? Le sopracciglia tatuate, esatto. No? Esatto, sì, tu le faresti. Io non penso di averne bisogno, sinceramente. In caso ne avessi avuto bisogno, assolutamente sì. Però a qualsiasi cosa possa renderci più carine. No, io non so se lo farei. Fino a qualche tempo fa ero convintissima, adesso non lo so. Perché ho ma volevi troppo... prendere appunto? Lo so! Però ho troppo paura che non me le fanno come dico io. E poi come le levi? Non le levi? Ma col tempo vanno. Sì, col tempo, dopo 2 anni. Posso stare 2 anni magari con le sopracciglia che non, cioè, come non mi piacciono. La risposta è è semplicemente questa la risposta. Igram Z.0 dice, non è una domanda ma hai un sorriso stupendo. Grazie. Stupendo. Vabbè, com'è il vostro rapporto? PS, sei bravissima, diciamo che abbiamo grazie. Già semirisposto a Greta Martitro. Vogliamo arricchire la risposta? Vogliamo arricchire la risposta? Sì, arricchiamola. Diciamo che fino a poco tempo fa non ci sopportavamo proprio. Cioè, soprattutto gli ultimi anni sono stati proprio... privi di rapporti. Esatto, perché lei viveva a Londra e cioè del tipo non ci sentivamo boh per mesi interi, non lo so, può darsi diciamo non ci sentivamo proprio. La crescita ha influenzato e poi migliorato il nostro rapporto. Esatto, cioè siamo arrivati a un punto in cui siamo esplose e poi ci siamo avvicinate. Che cosa stai facendo con quel pennello? No. Cioè, nel senso che adesso dormiamo nel letto matrimoniale insieme, ci vogliamo tanto bene. E ci facciamo anche le carezze da sonnambule, ecco. Oddio, ti prego, raccontaglielo. Racconta questa cosa. Della ti devi concentrare, che non si mi devo concentrare. Sì, praticamente, cioè, io una notte, mi sveglio. E era buio, lei mi ha guardato, solo che non se lo ricorda. Mi ha fatto una carezza e poi si è girato dall'altra parte. Quindi questo è nel tuo inconscio, mi vuoi davvero raccontare? Esatto, esatto. Io nel frattempo sto mettendo l'ombretto come un clown. Vabbè, se hai bisogno chiedimi di aiuto. Donatella Riso 1 puntini puntini dice, tua sorella è biondo naturale oppure se li tinge? Sono biondo naturale. In realtà anche Giulia non è bionda, però non è scurissima, quindi la naturale sono io, ecco, lei è... Puntualizziamo. Sono però... io la fake. Esatto. Mi servirebbe un pennello pulito, però... Guarda, qua c'è più quanti... possiamo semplicemente fare così. Quanti ne vuoi, eccoli qua. Diciamo che questo è un argomento un po' dan, cioè nel senso che Francesca si vuole andare a schiarire i capelli ma ha paura che glieli bruciano come hanno fatto già in passato. Esatto, quindi buone parrucchiere, fatevi sentire. Vabbè, Anna.sa91 dice andate d'accordo, ovviamente la risposta è sì dopo tutto questo preambolo. Angelica Morel puntini puntini dice potresti consigliare una cipria in polvere libera per pelli secche? Posso rispondere io alla domanda? Anche se non proprio preparata, ma la marca è Airspoon. Cody Airspoon. Cody Airspoon.
Eccola qui, facilmente acquistabile su Amazon. Diciamolo che tu non ti metti neanche la crema sul viso e ce l'hai tutta screpolata e quella è la cipria che usi, giusto per fare... Esatto, è perfetta, è perfetta. Chi ne cerca una per una pelle secca, questa è veramente perfetta. Sara Piccioni dice: ognuna ha i suoi trucchi e vestiti oppure ve li scambiate, rubate gentilmente? Per scambiarli non c'è proprio problema, il fatto è che non rispecchiano proprio le nostre i nostri gusti e aspettative l'una dall'altra, quindi non so cosa ho detto. Però ogni tanto magari che ce l'hai questo, poi tanto alla fine non ce lo mettiamo. Però sì. Cioè, non ce lo prestiamo. Però per i vestiti magari sono più io che chiedo a te, anche se ce n'ho il triplo dei tuoi. Cioè ce n'ho il triplo. Che stai facendo? Cioè tipo io ho il triplo dei suoi vestiti, però ogni tanto sono io che chiedo a lei: ma ce l'hai qualcosa? Tu non io ti... già non mi so truccare, più sto a legge. Uberchina dice: ciao Giulia, tu e tua sorella siete sempre andate d'accordo? E già abbiamo esaustivamente risposto alla domanda. Come esaustivamente? Quanti anni avete di differenza? Un bacio anche a te. E... vabbè, questa la sai, non c'è due... che ti suggerisco. Ma guardate di quanti ce ne abbiamo. Ero un po' confusa, non guardare quello che sto facendo. Stai truccando molto bene. Sto sfumando, adesso aggiungiamo un po' di glitter. È ovvio. Vabbè, quanti anni abbiamo di differenza? Due e mezzo. 25 contro i miei 23. Io 25. Ormai superati. Ah, Laura Marchetti. Da quanto sei mua? Da quanto sono mua? Da 3 anni? Non mi ricordo. No, più. Guarda, non ti credere che sia passato così tanto tempo, eh? Io credo 3 anni e mezzo forse, qualcosa del genere. Tua sorella ama il make-up quanto te? Dice sempre. Io, ragazze, purtroppo non è che sono proprio un amante del make-up, ma allo stesso tempo purtroppo non riesco a uscire di casa senza mascara neanche per andare a buttare la monnezza, come si dice proprio. Però non sono proprio un amante, ecco. Avete passioni comuni? E passioni comuni? Non credo. Non ci piace niente della stessa... Zero. Niente, ragazzi, proviamo a pensare, perché qualcosa ci deve essere. Qualcosa ci deve essere. Questa domanda ci sta un po'... No, definitivamente. Neanche film, neanche cibo. No, bevande. Proprio niente. Mamma mia, Francesca. Anche perché quali sono le tue passioni? Il trucco, quali sono le mie passioni? Vabbè, ovviamente, a parte il trucco, mi metto un po' di burro di cacao. Sì, ma anche i film che piacciono a me non piacciono a te, viceversa. No, la risposta è semplicemente... No. Più semplice del previsto. Io sono una persona comune che mentre si fa il mascara, si mette il mascara, fa smorfie, tipo... Guarda, penso tutti lo facciano. Allora, John Mua dice: com'è stato il vostro rapporto da piccole? In realtà quando eravamo piccole andavamo d'accordo. No? Sì, ti ricordi? Con frequenti litigi, ma penso sia normale, insomma, per due sorelle o fratelli. Cioè, sarebbe stato strano il contrario. Poi, quando siamo cresciute, non ci potevamo vedere. E adesso è così. No, dai, da piccole carino. Normale. Sì. Mi sono fatta un make-up da serata di gala. Mamma oggi, mia. Eh. Guarda quanto stai bene, un po' truccata. No? Che neanche al matrimonio penso che... Ultime due domande. Ari Palu dice: da chi è partita la passione per il trucco? Piace ad entrambe o siete l'opposto? Penso che... Non è proprio partita da parte mia. Penso che si è capito. Scusa, però non ci devo prendere... Rossettino. Guarda, per par condicio, si dice così, metto anch'io un bel rossetto acceso. Penso che la matita per le labbra sia la cosa più... Però l'hai messa bene. Dora Vecchio dice: quando è stata l'ultima volta che avete litigato e perché? Non la rimembro. Io la rimembro. Non mi ricordo quando era, è stato...
Forse prima che ripartissi per Londra, quando abbiamo litigato proprio brutto brutto. Aspetta che c'è un po' di granellini, scusami. Mi danno fastidio, girati. Ok. Però non mi ricordo il motivo, penso che era semplicemente una scazzata del tipo ti odio! Così. Ah, famiglia! Oh, anche tu stai usando quello di Sephora. Anche io. E che ce ne hai due? No, sono due colori diversi. Però il tuo è più bello. Poi c'ho le labbra, guarda, talmente secche. Mamma mia, a parte la cosa, i nuovi mostri. Stai affaticata. Mi sto scordando di respirare. Sì, lo sai, non so voi, ma il mio problema col rossetto è il cuoricino. L'arco di Cupido. Il cuoricino. Se tu giri al contrario il pennellino, così. Guarda. Così, guarda. Invece di usarlo così, usi la punta, guarda. È più precisa. Sì, non riesco a trovare... Il mio non è chiaro, capito? Cioè, non è definito. Guarda, se vuoi ho fatto un video su come mettere il rossetto liquido, te lo puoi guardare se vuoi. Grazie. Imparare. Se mi metti il link below. Guarda, te lo metto qui sopra, così puoi andarlo a vedere. Scusa, ogni tanto un po' di self-promotion bisogna farla. Certo. Scherzi. Scherzi. Vabbè, direi che il mio make-up è finito. Guarda, anche il mio, abbiamo finito proprio insieme. Non so chi è venuta più carina. Ovviamente te. Guarda, ti spruzzo anche questo, vuoi? Fissante. Queste cose così. Girati verso di me. Non strizzare gli occhi, li ha... li devi chiudere. Ma di quei giochi di carta. Il vaporizzatore. E fai, non strizza gli occhi. Non devi aprire la bocca. Gira di verso di me. Ma che cazzo la devo metto io? No, aspetta, no, ma no, lontano, no. Non devi strizzare. Basta. Mamma mia, sta cosa fa schifo proprio. A posto? Sì. Bene ragazzi, questi sono i nostri trucchi finiti. E direi, visto che tu hai praticamente parlato, cioè visto che il video è tuo questo, hai parlato solo te, stai prendendo gusto a fare la youtuber. Eh sì, aprirò il mio canale. Canale di trucco. E vi parlerò di... Boh. Di che cosa? Di... Di... parlerò. Vai, saluto tu. E questo è tutto vero. Da Giulia. Questo è tutto da Roma. Vi mandiamo un bacione. Aspetta, prima devi dire. Prima devo dire iscrivere. Che devo dire? Dimmelo un po'. Pollice, si devono iscrivere. Devo dire se vi è piaciuto il video, il video. Mettete il pollice e iscrivetevi. Il pollice se in avete, su. Il pollice in su. E iscrivetevi se ancora non l'avete fatto. Bravo. Devo ricominciare da capo? No. Ok. E se vi è piaciuto il video, metteteci un pollice all'insù e lasciate un commento. E iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Bravo. Adesso dobbiamo salutare. Saluta te, però che devo dire tutto va io. Va bene. Capito. Grazie per aver guardato questo video e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Fateci sapere se volete vedere altri video insieme e che cosa vorreste vedere. Mua! Ciao! Ciao!